Al di là di questo, Estra ha sempre avuto un rapporto forte con il proprio territorio. Siamo diventati grandi su questi territori, vogliamo restituire ai territori per quanto possibile nelle forme che ci è consentito dalla legge, come dire, una crescita complessiva del territorio. E quella fascia di età oggi rischia di essere penalizzata da parte non solo dei nostri servizi, perché anche noi abbiamo fatture telematiche e così via, ma ormai le banche, gran parte di tutte le forniture passano da questi mezzi. Senza accorgersene, noi scivoliamo, cioè potremmo far scivolare una fascia di età molto importante fuori da questa dimensione. Quindi Estra si sta ponendo questo problema e lo sta affrontando adesso con un progetto pilota che, se funzionerà, noi siamo, lo dico subito, disponibili anche ad allargarlo. Oggi è una base ovviamente ancora limitata, è un esperimento pilota come ho detto, ma se dovesse funzionare come credo che funzionerà, noi siamo anche disponibili a investire di più su su queste cose. La prospettiva è anche un'ottima dell'azienda.